Si è spento ieri mattina all'età di 75 anni Antonio Giordano, una vita per i più deboli, il cavaliere degli ultimi. Le sue onorificenze come quelle di Commendatore della Repubblica ricevute per meriti conquistati nel lavoro e nel sociale erano medaglie condivise con gli indigenti. Una vita per i più deboli, un gentiluomo impegnato su più fronti, per anni dirigente dell'ufficio sanitario, militante della DC di Mancino, Gargani e De Mita, indomito tifoso della squadra dell'Avellino, vulcanico per i suoi tanti hobby e passioni. Ricordiamo su tutti il suo debole per le 500 e la batteria. Un carattere brillante e un animo nobile, quello del cavaliere, che per vocazione aveva scelto di stare con i bisognosi e tendere loro la mano. Una missione che Giordano metteva in pratica lontano dai riflettori, concretamente, senza fare rumore. A volte di notte raggiungeva senza tetto per assicurare loro più confortevoli giacigli. Quando poteva ospitava in casa i barboni per offrirgli un pranzo. Il suo cuore si aprì soprattutto durante i giorni tremendi del terremoto del 23 novembre del 1980. Subito dopo la scossa che devastò Irpinia, si precipitò per strada alla ricerca di persone da aiutare. Tra le macerie della città riuscì a trarre in salvo una bambina, una superstite rimasta legata per sempre a lui. Nonostante negli ultimi anni aveva perso la vista e fosse provato dalla malattia, Antonio Giordano, stringendo la mano alla figlia Mena, chiedeva notizie dei tanti in disgrazia che aveva idealmente nei fatti adottato. Fino alla fine cavaliere degli ultimi. L'eredità più importante che mi ha lasciato, commenta la figlia Mena, è proprio il patrimonio di sensibilità e amore per i poveri. Un percorso che Mena ha già intrapreso come presidente del Comitato Regionale Libera Scelta per i Diritti Umani. Un viaggio che dopo l'addio di mio padre giunge avrà una marcia e una carica in più. Per ricordare Antonio Giordano, Nico Meoli, nel corso del suo concerto per gli anziani del Roseto tenuto ieri sera, ha voluto intonare per il suo amico la sua canzone preferita, Piccolo Fiore. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro per il mondo? Se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno.